maleficio me l'ha fatto qualcuno, evidentemente. Allora, siccome ho dei colleghi bravissimi che stimo e amo e hanno già parlato benissimo a parte la cosa, io mi limiterò a delle cose scoordinate, perché è inutile che rifaccia tutto un bel, ho lasciato interviste a tanti giornali, una insomma. Allora, vorrei dire due cose, tre insomma. Intanto, non avrei, vi sembrerà strano, ma non avrei voluto che si arrivasse al referendum e mi dispiace molto che ci dobbiamo arrivare, perché abbiamo perso un'occasione per modificare quelle poche cose, pochissime, che si potevano modificare. E ho sperato fino in fondo che un minimo di buon senso, che qualche cosa, non so, delle illuminassero le menti. Ma la riflessione critica, come ho già detto, evidentemente non abita qui e quindi non era possibile arrivare a qualche cosa di ragionevole. Sembra strano, sembra quelle cose che non si possono credere. Allora, Alessandro Pace, Azzariti, tutti hanno già detto quasi tutto quello che io pensavo di voler dire. A me gli vorrei aggiungere questo. In un momento in cui c'è forte e molto doloroso per me uno scollamento totale fra la gente, fra il popolo, fra le persone di questo paese e le istituzioni che dovrebbero rappresentarle, mi pare che nelle riforme o deforme, come dice giustamente l'avvocato Bernostri, che cosa che se non fossero deforme ma riforme, si dovrebbe cercare al massimo di trovare tutti gli espedienti possibili per ridare vita al rapporto rappresentativo, al fatto che le persone possano sentire che quelle istituzioni sono loro, che hanno voce nelle istituzioni. Viceversa, la politica che è stata fatta è opposta. Allora, è stato ricordato, guarda, io sintetizzo brevemente delle cose, tutte le sappiamo tutto tutti, ma facciamo dei punti fissi. Allora, il Senato non è più elettivo, perché io quella formula, devo dire, non la capisco. Per il Senato non abbiamo voce. Le province, che non sono particolarmente affezionate, come è stato detto, le province sono state abolite, no? Ci sono. Cosa è stato abolito? L'unico organo elettivo che era il Consiglio Provinciale, e due. Poi andiamo a votare per la Camera e abbiamo una legge su cui non ritorno, perché è già stato detto da tutti, da altri, anche da me in altre sedi, che non ha, dove i cittadini praticamente non hanno voce. Voce perché è una camera dove non verranno in nessun modo recepite le istanze differenziate, il pluralismo è finito, è una camera che non ci esprime, che non ci rappresenta in nessun modo. Poi fra l'altro, qui è l'unico dettaglio tecnico che metterò, anche questo è stato già sottolineato, ma è molto importante, la Corte Costituzionale ha sottolineato che con la sentenza solita che menzioniamo sempre, la 1 del 14, che in sostanza deve esserci, per attribuire il premio ci deve essere una soglia minima di consensi. È già stato detto, ma io lo vorrei di nuovo sottolineare, perché attraverso il ballottaggio il legislatore ha aggirato di fatto la necessità evidenziata dalla Corte di che ci sia una soglia minima, perché poi insomma, è chiaro questo a tutti, scusate, perché questo è il punto secondo me più grave. Dice, hanno messo il 40, che bravi, c'era il 37, invece l'hanno alzata la soglia, hai visto il 40, non gli importa niente del 40, perché poi in ballottaggio vanno i due che hanno preso più voti. Potrebbero essere. Prende tutto il paese. E allora a me, torno a dire, dispiace, perché io avrei voluto delle riforme vere che riavvicinassero le istituzioni al cittadino. Il fatto del Parlamento, questo Senato non elettivo, a me turba in particolare, perché insomma non vorrei fare
discorsi accademici, non è il mio genere quando parlo fuori, però da sempre si è abbinato la funzione legislativa, si è abbinato con o il popolo o la sua rappresentanza. Questo è un discorso antico, lo faceva persino Marsilio da Padova, che mi piace tantissimo, del defenso, sì, è bellissimo, poi mi verrebbe mandare una copia in omaggio. Ecco, mi pare che sia 1324, adesso posso sbagliare di un annetto. Diceva, le leggi devono essere fatte non da pochi ma da tanti, e devono essere personali, perché non sono fatte per l'amico o per danneggiare l'amico, ma quindi la strategia devono essere in pochi a farle, perché potrebbero perseguirle, il loro interesse anziché l'interesse generale, quindi sempre il popolo, l'interesse già i romani lo dicevano. Allora quest'idea, tanto è vero che Kelsen, quando fa, giurista illustre, è l'unico che mi permetto di citare, quando parla delle forme di Stato, le distingue in due a seconda di come è fatta la legislazione. Se la legislazione è fatta dal popolo, se non è fatta dal suolo. Guardate che è una cosa molto importante questa, cioè è il meccanismo della legislazione. Allora, questo Senato non è vero che non fa niente, fa moltissimo, è un co-legislatore, l'ha già detto benissimo Azzarini, che complica terribilmente il procedimento legislativo, perché ce ne sono otto, io non ho neanche la pazienza di seguirli e non l'avrete nemmeno voi. Partecipa alle riforme costituzionali, quindi vorrei sottolineare che se si volesse fare una nuova riforma costituzionale, ci potrebbero essere questi 100 creature che voi dite sono pari, beh, tutti capolari, perché sono credenti, quindi ce l'abbiamo l'anima, però insomma queste anime, 100, se non gli piace, dicono di no, e hanno un veto assoluto. No, scusate, c'è anche questa faccia che nessuno sottolinea. Per le riforme future ci può essere questo Stato, e comunque partecipano come gli altri. Eleggono due giudici della Corte, questa è la cosa che mi è bruciata di più. Ho capito che all'inizio per gli altri non era grave, a me è parsa gravissima, perché vuol dire mettere le mani sulla Corte, perché il Parlamento ne ha 5, ora li elegge in seduta comune, domani 630 deputati ne eleggono 3, 100 senatori ne eleggono 2. Insomma, vorrei dire un'altra ultima cosa per arrivare al, perché c'è uno succo in tutto questo, che naturalmente è negli ingranaggi del sistema complessivo che viene fuori, non è una cosa o l'altra, è studiato tutto bene, questo meccanismo è visto complessivamente, è negli ingranaggi di questo sistema complessivo che si nascondono le peggiori deformità. Ancora tempo fa, quando qui noi cambiamo non solo la forma di governo, perché attraverso il combinato disposto della legge elettorale di Milano, cosa succede? Che noi abbiamo l'elezione diretta del primo, perché il ballottaggio diventa una competizione a due, e dopo si dirà appunto che quella è l'investitura popolare, come diceva Berlusconi abbiamo l'unto, l'unto del Signore, e sarà difficile lavarlo. Allora, un'ultima cosa volevo dire, mi pare che Gobetti rifacciava tante, ma una delle cose che rinfacciava Mussolini era quella di non voler portare il conflitto sociale nelle istituzioni, di non volerlo portare in Parlamento, no? Questo che è stato le leggi elettorali del fascismo, su questo, non voler portare il conflitto sociale in Parlamento, perché il Parlamento doveva arrivare, possiamo dire, il pensiero unico, possiamo dirlo per il passato, anche adesso però la lotta sociale.
sono la Camera protagonista della funzione legislativa. Salvo alcune materie, non è vero, come è detto.